Buongiorno, sono le 8 e un quarto del 16 aprile, quindi è ufficialmente iniziata la Reading Rush. Io ho già iniziato a leggere qualcosa ieri sera perché sono andata a letto alle 2 e quindi ho iniziato il fumetto Fun, sono arrivata circa a metà, però comunque ne parleremo fra un po'. I programmi per questa giornata sono possibilmente terminare Fun, ma soprattutto iniziare il libro di Murakami e arrivare circa a metà. Se non sbaglio, dovrebbe essere sotto le 300 pagine, quindi conto di leggere almeno 100-150 pagine in modo da poi terminarlo domani. L'ideale per me sarebbe infatti leggere Murakami oggi e domani, poi iniziare Amrita fra sabato e domenica e quindi poi terminarlo e nel mezzo infilarci appunto i due fumetti che ho scelto. Sono ancora un po' rimbambita, sono molto stanca, non ho dormito bene, quindi direi di preparare la colazione. Oggi vado di strong, proprio fortissimo, con l'Earl Grey e ho una torta di miele che ho preparato io. So che non riguarda la lettura, ma prima di fiondarmi a leggere, Animal Crossing mi aspetta. È il rito proprio quotidiano, senza quello la mia mattinata, la mia giornata non inizia. Intanto pausetta, vado a incontrare un'amica. L'Incolore Tazaki Tsukuru ha 275 pagine, quindi spero di leggerne almeno 150 oggi, in modo da avere soltanto, tra virgolette, 125 pagine per domani. Come vi ho detto nel video TBR, è un titolo che mi incuriosisce molto per la trama, infatti parla di un gruppo di amici, in particolare di uno di questi, ovvero Tazaki, che però un giorno riceve una telefonata in cui i suoi amici gli dicono di non farsi più sentire, così all'improvviso, e si porta dietro questa incertezza, questi dubbi sul perché si sia arrivati appunto ad escluderlo, a volerlo tagliare fuori per diverso tempo. Nella newsletter di venerdì vi ho raccontato che a me è successa una cosa molto molto simile, se non identica, tantissimi anni fa. Una amica mi ha mandato un messaggio con scritto: "Non voglio più essere tua amica", e a me non è mai stata data l'opportunità di capire per quale motivo, perché da quel giorno in poi è completamente scomparsa. Quindi mi ha colpito tantissimo da subito la trama di questo libro, sono veramente curiosa. Per quanto riguarda invece Fun, come vi dicevo, sono arrivata a pagina 42, mi sembra, non ho messo il segnalibro perché ieri sera, o meglio stamattina, vabbè, ero convinta che lo avrei finito e invece mi sono addormentata. Chissà perché. Comunque per adesso lo trovo interessante, forse mi aspettavo qualcosa di leggermente diverso. Non è esclusivamente sulla storia del cruciverba, cioè noi seguiamo comunque un uomo che sta scrivendo una storia sulla storia del cruciverba, come è nato, eccetera, e poi incrocia un fumettista. Sono un attimo fermata con la lettura perché mentre stavo leggendo si è mosso completamente il divano, si è spostato l'appendiabiti che ho di fronte e ho preso un attimo paura, c'è stata una scossa che si è sentita abbastanza forte, di terremoto, non ho idea di dove ci sia stato. Però a me spaventa quando succede. In passato a Rimini mi è successo purtroppo diverse volte di sentire il terremoto e in due casi anche molto molto forte, tanto che tremavano i vetri, si spostava il lampadario, cioè a me spaventa, spaventa veramente tanto. Non è nemmeno mezzogiorno, quindi non posso nemmeno dire dai, mi distraggo, preparo da mangiare, no. Devo cercare solo di stare tranquilla, alla fine non è successo nulla, solo un po' di spavento. Thank you.
venerdì ho un po' di aggiornamenti da fare. Innanzitutto ieri ho terminato la lettura di Fan di Paolo Bacilieri. Mi aspettavo decisamente qualcosa di diverso, di più, tra virgolette, approfondito, qualcosa di più sulla storia del cruciverba, mentre in questo fumetto si intreccia, diciamo, la storia del cruciverba con le storie personali di altri personaggi, che non mi ha dato fastidio. Ci sono dei capitoli che sono, diciamo, slegati dalla trama principale, ma che hanno bene o male a che fare con o i temi o i personaggi che ci vengono presentati, e li ho trovati noiosi, nel senso che interrompevano comunque quello che stava accadendo. Non ho trovato la storia di questi personaggi stessi interessanti, non mi ha lasciato nulla questo fumetto, soltanto magari due curiosità che non conoscevo sul cruciverba, per il resto non mi ha veramente lasciato nulla. Per quanto riguarda invece il libro di Murakami, ieri sono riuscita a leggere 150 pagine, sono arrivata a pagina, se non sbaglio, 155-156, e stamattina mi sono rimessa subito a leggere perché sono arrivata in un punto molto molto interessante. Sono adesso a pagina 228, quindi me ne mancano 50 tonde o 49, ho intenzione di terminarlo oggi pomeriggio e mi sta piacendo da morire. Ieri ho terminato la lettura dell'incolore Tazaki Tsukuro e i suoi anni di pellegrinaggio e sono rimasta delusissima dal finale, ma veramente veramente delusa, perché speravo che si concludesse la storia, invece secondo me rimane molto aperta su delle questioni che invece io ero curiosa di scoprire. È un libro che nel complesso mi è piaciuto moltissimo, soprattutto per la tematica dell'amicizia, della scoperta e crescita personale, scoperta di se stessi, capire chi si è, che cosa si vuole dalla vita, il rapporto con le altre persone, come cambia nel tempo, come cambia anche la concezione che abbiamo di noi, dall'età, diciamo, più giovane all'età adulta. Diciamo che più della trama forse ho apprezzato le tematiche e il modo in cui queste vengono affrontate. Ci sono secondo me delle riflessioni bellissime sulla vita, sulla morte e appunto sul rapporto con le altre persone. Nonostante questo, io comunque sono rimasta catturata anche dalla trama in sé, perché il protagonista viene cacciato da un gruppo e a un certo punto della sua vita avrà l'opportunità di chiarire le cose, capire perché è stato buttato fuori dal gruppo. Non tutti le questioni vengono risolte, e al di là di questo il suo rapporto con altri due personaggi che esulano dal gruppo di amici non vengono spiegate né risolte, e rimane proprio in sospeso secondo me il libro, quindi può essere apprezzato tantissimo al di là appunto della trama principale. Però proprio perché io sono rimasta comunque incuriosita anche dal rapporto che aveva con un'altra persona nel libro, cioè il libro finisce proprio sul più bello, proprio nel momento in cui c'è, diciamo, la risoluzione, la risposta ad una faccenda, e quindi ci sono rimasta male che non venisse sviluppata, che finisse così. Stamattina, come avete visto, ho letto Don't Like This di Kaori Tsuretani. Alla fine non l'ho letto nella postazione in cui pensavo, qua di fronte alla libreria, ma sul divano. È una lettura velocissima. Credo che fra i vari manga della Bao sia quello che mi è piaciuto di meno, perché al di là della storia molto semplice, molto tranquilla di questa ragazza che disegna personaggi per videogiochi, ha una passione per la pesca, sia una cosa molto molto semplice, molto lineare e basta, cioè finisce lì, non ci sono delle sfumature magari più profonde, più di spessore, non lo so, cioè è carino mentre lo leggi, molto
tranquillo, però poi finita la lettura, cioè come se non lo avessi letto, non lascia nulla, quindi sono rimasta molto molto delusa da questo aspetto, perché non mi ha nemmeno che so fatta ridere o sorridere, cioè proprio sono rimasta molto impassibile, ecco. Adesso ho iniziato invece a leggere Amrita di Banana Yoshimoto, non so se riuscirò a terminarlo entro domani, perché conta 303 pagine. E quindi io per adesso ho letto le prime 28 e per quanto sia incuriosita, non è ovviamente successo nulla di che, ho paura di non riuscire appunto a terminarlo, proprio perché ho appena finito un libro molto forte che mi ha toccato molto nel vivo personalmente. Siamo a domenica, l'ultimo giorno della maratona, e ho preso una decisione dolorosa ma importante: non leggerò Amrita. E ieri ho letto 60 pagine e non mi sta prendendo per niente, non riesco proprio a godermi la lettura. Non so se è il periodo, il fatto che ho appena letto un libro che mi ha toccata particolarmente, o se è proprio non è il momento giusto per questo libro, non lo so. Fatto sta che io la lettura non la vedo come uno sforzo, quindi anche se mi ero prefissata di leggere questo libro qua di Banana Yoshimoto, penso proprio che leggerò qualche cos'altro sempre di suo. Pensavo a questo titolo qua, Lucertola, visto che mi è rimasto soltanto un giorno, e questo ha circa 114 pagine, quindi è più che fattibile. Se non sbaglio, una raccolta di 6 racconti ambientati a Tokyo. Alla fine questa maratona è fatta per divertirsi, per passare del tempo, per distrarsi. Non voglio certo passare il tempo a sentirmi in colpa perché non mi sta piacendo questo libro, oppure sforzarmi a leggere qualcosa che non mi sta piacendo. Non so quanto si riesca a vedere, ma sono le 10:20 e io ho terminato la lettura di Lucertola di Banana Yoshimoto. Ne riparlerò poi domani con calma, visto che è anche buio e poi c'è 90 giorni per innamorarsi in TV, quindi devo assolutamente guardarlo. Comunque è una raccolta di 6 storie. 3 mi sono piaciute abbastanza, una tantissimo, quella che dà poi il titolo alla raccolta. 3 mi hanno lasciata un po' però nel complesso è stato bello appunto ritrovare lo stile di Banana Yoshimoto, e a differenza di altri suoi romanzi non è esclusivamente concentrato su la morte, il dolore, si parla soprattutto di tempo, di destino, di speranza, si parla molto anche del rapporto che hanno i personaggi ad esempio con la religione e con altri aspetti diciamo tipicamente giapponesi, quindi è stato molto bello. Tiriamo un po' le somme di questa maratona. Innanzitutto devo dire che sono molto soddisfatta di essere riuscita a leggere praticamente tutto quello che mi ero prefissata di leggere, soprattutto di iniziare finalmente a leggere i romanzi di Murakami, che è sempre stato un mio grandissimo ostacolo. Ero molto molto intimorita da quest'autore, avevo letto soltanto qualche racconto, quindi sono contenta che questa sia stata la scusa buona per iniziare ad approcciarmi a quest'autore. Mi sono divertita tanto a leggere, soprattutto i primi giorni ero veramente carica, poi secondo me sono partita proprio dal titolo giusto che mi ha invogliata molto a leggere, poi in casa con mio fidanzato che ha partecipato anche lui ci motivavamo a vicenda ed è stato lui a darmi proprio lo sprint finale, diciamo, ieri sera per terminare la lettura del libro, che sennò avrei rimandato proprio a ridosso della mezzanotte. Quindi nel complesso devo dire che sono molto soddisfatta, anche se è stato un weekend abbastanza cupo e difficile, sono successe un po' di cose, però andiamo con ordine. Il primo titolo che ho terminato è quello che ho letto per La casa in copertina, ovvero Fan di Paolo Baciglieri, un fumetto che non mi ha detto nulla, che mi ha delusa tantissimo e a me dispiace veramente tanto, perché a me piace tantissimo fare le parole crociate. Inoltre credo di non aver mai letto nulla di quest'autore, doppiamente curiosa, ma come vi dicevo forse ero io ad aspettarmi qualcosa di diverso, non lo so, ma non sono proprio riuscita ad entrare nel fumetto e a capirlo appieno. Il secondo titolo che ho terminato è invece il libro ambientato in un posto in cui vorrei andare, ovvero L'incolore Tazaki Tsukuru, i suoi anni di pellegrinaggio di Murakami Haruki. Questo invece mi è piaciuto tantissimo, sono rimasta leggermente delusa dal finale perché la storia in realtà non è che si concluda veramente, quindi sono rimasta innervosita un po', insoddisfatta, perché avrei voluto sapere che cosa
succede. Però al di là di questo è un libro che mi è piaciuto molto, che mi ha fatto rivivere delle esperienze sì spiacevoli, però in un certo senso mi ha fatto sentire capita e mi ha fatto riflettere su tante cose. Secondo me è una cosa molto molto positiva anche quando si tratta di qualcosa di doloroso. Ho letto poi il libro da leggere per tutto lo stesso tempo, nello stesso posto, che alla fine si è rivelato il divano di casa mia, ovvero Don't Like This di Kaori Tsurutani, un fumetto che anche qui è stato piacevole da leggere, in una mezz'oretta lo si legge tranquillamente, che parla sì di pesca, di vita quotidiana in maniera molto tranquilla, senza pretese, ma che proprio per questo non entra nel profondo, cioè non c'è mai qualche cosa di, secondo me, veramente di spessore, che magari ti fa riflettere o ti fa ridere o ti lascia qualche cosa di forte, ecco. L'ultimo titolo che volevo leggere era Amrita di Banana Yoshimoto, ancora qua il segnalibro, perché poi ho deciso di abbandonarlo. Doveva essere il libro che mi avrebbe fatto sorridere, proprio perché avrei riletto qualcosa di una delle mie autrici preferite. Se non sbaglio erano quasi 2 anni che non leggevo qualcosa di Banana Yoshimoto, quindi ero molto molto presa bene da ritrovare la sua scrittura, le sue tematiche, un po' la mia copertina di comfort. Ho deciso di abbandonarlo perché non sentivo che era il libro per me, non mi stava piacendo e non mi stava piacendo l'idea di leggere, di fare la maratona. Quindi siccome lo scopo, al di là del completare le varie missioni, le challenge, di leggere il più possibile, è secondo me divertirsi, stare bene, cioè proprio godersi la lettura, ho preferito leggere qualcosa di diverso che si è rivelato essere Lucertola, una raccolta di 6 racconti ambientati a Tokyo. In linea generale sono tutti racconti molto piacevoli, è molto piacevole la scrittura di Banana Yoshimoto perché è come se ti cullasse, anche quando affronta magari un tema un po' spinoso. In uno dei racconti ad esempio si parla di non proprio sette, però di gruppi, diciamo, di comunità, no? Che si basano su un principio, una filosofia, una religione. Anche quando si tratta appunto dei temi difficili o insidiosi, non risulta mai pesante, mai banale. Cioè, secondo me si sente che lei a scrivere ha questa impronta veramente molto molto raffinata che mi stupisce sempre. E una cosa che mi fa sorridere tanto, che avevo sbirciato già in Amrita, è che in tutti e 2 questi libri alla fine c'è un post-scriptum proprio per l'edizione italiana in cui lei dice magari non è il mio migliore lavoro, magari avrei potuto fare una cosa diversamente eccetera eccetera, ma sono convinta che Giorgio, ovvero Giorgio Mitrano, che ha tradotto sia Lucertola che Amrita, riuscirà a rendere al meglio questo testo, e grazie a voi italiani per aver letto la mia opera, a me piace tantissimo tutte le volte tornare in Italia. Cioè, anche questo modo di porsi nei confronti dei lettori e nei confronti anche di chi si occupa di magari tradurre e pubblicare i suoi libri anche in altri paesi, cioè la trovo una cosa non scontata, perché non è una cosa che leggo in tutti i libri, anzi. Quindi è una cosa che magari può sembrare banale, ma che per me non lo è affatto, e che mi fa capire qualcosa in più della persona che è. E niente, questo era un po' il mio resoconto della maratona. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete partecipato anche voi, com'è andata, che cosa avete letto, che cosa ne avete pensato, e soprattutto se avete voglia di dirmi se avete letto uno dei libri o fumetti che ho citato nel video, qual è la vostra opinione al riguardo, se a voi magari è piaciuto Fan o Don't Like This, o non vi è piaciuto magari il libro di Murakami. Insomma, cerchiamo di scambiarci un po' di opinioni qua sotto nei commenti. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!